Buonasera, benvenuti a questa prima puntata del 2021 del punto web. E le temperature si sono abbassate, ma questa sera andremo a trattare un tema caldo, fiume freddo di Sicilia, che è quello dell'acqua, della tanto discussa acqua a consumo. E nella seconda parte invece avremo ospiti il presidente, il vicepresidente, il direttore della Corale Polifonica Ionia di Giarre, che proprio quest'anno ha compiuto 60 anni. E poi l'ultima parte affidata ad una panoramica sullo sport locale con il nostro Alfio Giuseppe Grasso. Iniziamo subito quindi a parlare di Fiume Freddo di Sicilia perché in questi giorni appunto ha tenuto banco la vicenda dell'acqua e questa sera interverrà il sindaco Sebastiano Nucifora che finora non aveva ancora parlato. Buonasera sindaco, grazie di aver accolto il nostro invito. Buonasera a tutti voi. Allora, questa sera noi abbiamo già delle domande che ci sono arrivate da ieri, ma intanto, Sindaco, la parola la diamo a lei. Iniziamo a fare un excursus storico di tutta questa vicenda che affonda le sue radici molto tempo fa. Ma io, sì, quella dell'acqua, dobbiamo dire che è una vicenda annosa che riguarda la collettività di Fiume Freddo, in quanto sono susseguite tante amministrazioni e puntualmente quasi ogni estate ci sono stati dei problemi che via via andavano risolti. Grazie a Dio l'ultimo anno è andata un po' meglio per tutta una serie di interventi e di accorgimenti che noi abbiamo effettuato. Io posso dire che l'interesse dell'amministrazione, il primo interesse dell'amministrazione è fare gli interessi del comune di Fiume Freddo. Questo è il nostro obiettivo e su questo noi ci scommettiamo e ci spendiamo. Però purtroppo ultimamente stiamo assistendo a una serie di interventi spropositati di ex candidati sindaci, ex consiglieri, futuri consiglieri che hanno un unico obiettivo, quello di creare zizzania, quello di mettere in giro notizie non veritiere che servono semplicemente ad aizzare i cittadini nei confronti dell'amministrazione per questa acqua che dovrebbe essere a pagamento. E questi soggetti sono in linea di massima gli stessi che non hanno fatto nulla in passato per cercare di risolvere questo problema. Sono gli stessi del Project Finance, sono gli stessi che volevano privatizzare l'acqua, sono gli stessi che volevano far pagare l'acqua a consumo, salvo ora fare dell'inversione di marcia e cambiare idea. Noi, io e la mia maggioranza, non abbiamo mai cambiato idea su questo argomento. Per noi l'acqua è pubblica e questo lo sappiamo, ma per noi il servizio dell'acqua è un servizio pubblico. Fin quando ci saremo noi, mai daremo in gestione questo servizio. Questo servizio è del comune e così sarà. Tant'è che noi abbiamo proposto ultimamente in consiglio comunale una delibera che parla dell'acqua pubblica. In vero, noi questa delibera l'avevamo proposta già quando io ero consigliere comunale, e avevamo proposto una delibera affinché si deliberasse in consiglio comunale che l'acqua fosse pubblica. Questa delibera a quei tempi ci fu rigettata. L'amministrazione non ha voluto intendere ragioni e invece di deliberare costituì una commissione. E quindi questa delibera non è stata mai esitata. Oggi che noi siamo all'amministrazione e ne abbiamo avuto la possibilità, abbiamo fatto questa delibera e questa delibera parla chiaro. Il comune di Fiume Freddo intende gestire l'acquedotto in proprio, intende gestire l'acquedotto in house. Questo significa che noi non vogliamo entrare a far parte del lato idrico, in quanto se così fosse, se così questo accadesse, succederebbe che il costo dell'acqua nel comune di Fiume Freddo sarebbe come quello del comune di Catania. Come quello del comune di Aci Castello, solo per fare degli esempi, quindi il costo triplicherebbe, mentre gestendolo noi,
gestendolo in casa, gestendolo con le nostre risorse, gestendolo in economia, possiamo mantenere, abbiamo la possibilità, la facoltà di mantenere le tariffe ai minimi storici. Questo, e infatti questo è quello che noi altri abbiamo fatto ed è Sindaco, importante. procediamo Sì. quindi con ordine. Parlavamo Sì. di, abbiamo detto insomma che facevamo questo excursus storico perché appunto la vicenda parte dagli anni 90, fine degli anni 90. Sì, questa vicenda, la vicenda dell'acqua, dell'acquedotto del comune di Fiumefreddo, della fornitura dell'acqua, è una vicenda atavica e possiamo dire che parte con l'amministrazione, con la prima amministrazione Fiume. In quell'occasione quell'amministrazione ha inteso fare un accordo in prefettura per cercare di non cedere, di bloccare, diciamo, la Bufardo che continuamente toglieva e dava l'acqua e creava disservizi. Quell'amministrazione ha inteso fare un accordo in prefettura, e accordo che prevedeva un costo del couso dell'acqua in 30. 30, se non mi ricordo male, 30, 33 lire a metro cubo, 36 lire a metro cubo, un costo dobbiamo dire esorbitante, perché con questo costo, questo è stato un accordo capestro, perché con quel costo succede che la Buford chiede al comune una barca di soldi e da ultimo, non da ultimo, con una lettera. Una nota del 29 gennaio 2020, la Buford chiede al comune di Cimefreddo una somma di 4.627.643,89 oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi sino al soddisfo della somma. Altro che acqua gratuita, perché finora non si è parlato di questo. Le varie amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di trovare un accordo, ma questo deriva da queste somme derivano da quell'accordo capestro che fu fatto a quei tempi in prefettura, e quell'accordo capestro prevedeva che il costo dell'acqua annualmente fosse 66.736 euro l'anno. Come risulta dai calcoli fatti dalla Buford, accordo al quale noi altri non abbiamo, la mia amministrazione ha sempre contestato, non abbiamo mai aderito a questo accordo, e oggi stiamo discutendo di trovare una soluzione a queste richieste a queste richieste della Buford, e troveremo le soluzioni. Certo, se l'avesse fatto qualche altra amministrazione, questo accordo si sarebbe gridati allo scandalo, chissà cosa avrebbero detto i cittadini. Ma siccome l'ha fatto l'amministrazione della trasparenza, di questo non se ne parla. Però oggi è un problema. L'ultima richiesta, come ho detto, è del 2020, e la Buford ci dice, visto l'accordo che è stato firmato in prefettura, visto tutte le note fatte sempre da quell'amministrazione in cui si chiedeva al Genio Civile la determinazione di questo benedetto couso. Col quale l'amministrazione stessa diceva che accettava questi 31,63 lire a metro cubo, non 36, come ho detto poco fa, ma 31,63 lire a metro cubo, con tutte gli aggiornamenti degli indici. Vedete voi cosa è successo. Noi ci siamo abbattuti contro questo, e da ultimo, non, perché si è cercato di far passare alla chetichella la concessione che noi altri abbiamo avuto, questa amministrazione ha avuto da parte del Genio Civile e della Regione Siciliana, perché dobbiamo anche dire che il Comune di Fiumefreddo non ha mai avuto una concessione diretta. Il decreto della nostra concessione è del 21 febbraio 2019, che ci assentisce 54 litri d'acqua più gli 11 che la Buford ci deve dare per un accordo pregresso tra De Maria e il comune. Ma questo non significa che noi non paghiamo l'acqua, perché il couso lo dobbiamo sempre pagare. Paradossalmente, o ci fosse stato quell'accordo, o
o non ci fosse stato, sarebbe stata la stessa cosa, in quanto la Buford ci chiede il costo del couso per l'intera portata di 64 litri al secondo. Ma la cosa che è passata che, noi, che qualcuno ha sotto, non ha a me fatto passare sotto traccia, è che in questo decreto si stabilisce il costo del couso, cioè igienico civile, prendendo le carte che noi abbiamo portato, al genio civile, prendendo le carte che noi gli abbiamo consegnate, erano studi fatti da amministrazioni passate, e abbiamo portato quello studio e siamo riusciti a ottenere il costo del couso a 0,01, cioè meno della metà rispetto a quando era stato accordato in prefettura. Quindi noi, nel tentativo di accordo che stiamo facendo nei confronti della Buffardo, noi portiamo a base di discussione, a base di calcolo, questa cifra, e ci auguriamo che presto mettiamo fine, una pietra sopra, anche a questa annosa questione che vede il comune in un momento di difficoltà, in quanto se il comune, in base a quell'accordo, avrebbe dovuto pagare questa somma che poco fa io ho detto, altro che dissesto, altro che predissesto, il comune sarebbe, e la Bufalo diventerebbe la padrona del comune, sarebbe diventata la padrona del comune di Fiorito. Ma noi abbiamo sempre contestato queste cifre, contestato soprattutto quell'accordo, e siamo riusciti con i nostri, cercando nelle carte, carte difficili da trovare, a trovare la soluzione, e il costo del couso è diventato 0,01. Che l'acqua fosse a pagamento, qua ora c'è una diatriba sull'acqua a pagamento, acqua non a pagamento, chi ha. A tal proposito, prima di andare avanti, appunto, vediamo un'intervista del consigliere Giuseppe Nucifora. Subito dopo, diciamo, questa intervista è stata fatta subito dopo il consiglio del 21 dicembre, quello appunto che deliberava, in cui si è deliberato appunto sull'acqua a consumo. Sentiamo. Purtroppo proprio qualche giorno prima di Natale è arrivata questa delibera in Consiglio Comunale, che è arrivata tra l'altro proprio 2 giorni prima che si svolgesse il Consiglio stesso, nonostante noi come consiglieri di opposizione abbiamo chiesto di verificare se c'erano le possibilità di rinviare questa proposta e ci è stato risposto di sì da parte del responsabile di servizio. Non abbiamo capito per quale motivo la maggioranza e il sindaco hanno voluto a tutti i costi che questa delibera si votasse così in fretta e furia, in piena notte poi sostanzialmente, e sicuramente non è una cosa bella per i cittadini che giustamente e legittimamente stanno protestando e sono indignati, perché si va ad aggiungere ad un aumento del 33% dell'addizionale IRPEF e da un aumento che c'è stato per quanto riguarda le aliquote IMU sui terreni agricoli e sulle seconde case. Come funzionerà questo nuovo piano tariffario? Il nuovo piano tariffario prevede una quota fissa e poi chiaramente un pagamento a consumo. Le spiegazioni tecniche è giusto poi che le dia l'amministrazione, perché in Consiglio Comunale abbiamo sentito dei calcoli fatti su dei principi assolutamente farneticanti. Qua si parla di una triplicazione di quelli che sono gli attuali costi, ma soprattutto a questo aumento dei costi quali servizi in più si riusciranno a garantire ai cittadini? Ecco, prima di andare a chiedere dei doveri ai cittadini, chi governa ha il dovere invece di mettere i cittadini nelle condizioni di avere dei diritti. E il tema dell'acqua a Fiume Freddo sappiamo quanto è pesante, sappiamo quanti disagi i cittadini di Fiume Freddo soffrono, e allora prima di andare a mettere le mani nelle tasche della comunità bisogna essere organizzati nelle condizioni di poter dare questo tipo di servizio. Ripeto, avevamo chiesto di rinviarlo, c'è anche una delibera da parte del lato idrico che aveva posticipato al 2023 l'avvio delle nuove tariffazioni, ma non c'è stato nulla da fare e non comprendiamo per quale motivo ci si è intestarditi a dover a tutti i costi votare questa delibera.
Sindaco Nucifora. Abbiamo sentito appunto le parole del consigliere di minoranza Giuseppe Nucifora, in rappresentanza poi chiaramente dei consiglieri del gruppo di minoranza. Sì, io ho sentito pure questa intervista nella quale ci sono tutta una serie di esattezze, nella quale è infarcita di menzogne. Innanzitutto questa delibera nulla a che vedere con quella delibera del lato idrico. Queste delibere noi altre le abbiamo discusse per oltre un mese e mezzo, beh, con la minoranza per cercare di trovare un'intesa, ma sapevamo che non ci saremmo riusciti. Ma comunque devo dire che il bugiardo dovrebbe almeno avere buona memoria, e anche questa dimostra che manca al consigliere Nucifora, che è stato sbugiardato prima da Pietro Aci, che lo ha accusato di aver capito la buona fede del segretario di cittadino di Fratelli d'Italia in un documento del centrodestra unito, che tanto unito poi non dimostra di essere. Lui mente perché le tariffe a consumo sono state deliberate anche da lui e da tutta l'intera minoranza, con una delibera, con la delibera del numero 88 del 21-12-2020, dove in questa delibera all'articolo, lo sto cercando, scusate un attimo, all'articolo 27 mi pare che non la trovo, l'articolo 27 e 28 del regolamento approvato, e dico approvato da tutti i componenti del Consiglio Comunale presenti, ed erano cinque consiglieri di maggioranza e quattro consiglieri di minoranza, e oggi devo dire non tutti negano. Spiegata in un manifesto che appunto l'amministrazione, la maggioranza poi ha fatto, in cui si spiegava appunto che due punti approvati anche dalla minoranza, mentre non è stato approvato il punto sulle tariffe, sulla Cioè, il tariffa. punto, ma il punto sulle tariffe era un punto automatico, dove? Perché l'acqua a consumo è stata deliberata da tutti. Poi esce un manifesto a firma di Forza Italia, di una delegazione, devo dire, di Forza Italia, diventerà bellissima, della Lega e di Fratelli d'Italia, poi smentite, in cui il consigliere Nucifora scrive: tariffe acqua a consumo e la beffa è servita. Ecco, lui è un bugiardo, perché ha deliberato che l'acqua deve essere pagata a consumo, così come previsto dalla normativa e dalla legge, perché noi non è che possiamo, siamo a casa nostra, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Noi dobbiamo rispettare la legge. E tutte queste storie che l'acqua raddoppierà, triplicherà, sono tutte storie false, in quanto questo non è vero. È una bugia enorme che va dicendo lui e vanno dicendo altri in giro. Perché? Come funziona? Come funziona? Io voglio spiegare un attimino. Come funzionerà? Dico, funziona che il comune oggi, premesso che i calcoli sono stati fatti da tecnici, il comune oggi incassa 245-230 circa mila euro per sostenere le spese idriche, e queste somme sono quelle che dovranno essere incassate per i prossimi 2 anni. Nei prossimi 2 anni ancora, se i conti non torneranno, si può fare al massimo un aumento che varia dal 6 all'8% massimo, anche perché non è il comune che controlla queste cose, ma queste cose vanno all'ARERA, che poi darà il suo ok alla gestione, diciamo, a questi costi. Quindi, questa storia di questi aumenti non esiste, in quanto noi ci dobbiamo mantenere su questi 245 mila euro. Cosa cambia? Cambia che vengono ripartite in modo diverso le tariffe, nel senso che se una famiglia di una persona è diversa, consuma meno acqua rispetto a una famiglia con 5 persone, quindi ci sarà una diversa ripartizione, e chi consuma meno pagherà. Però è stato fatto uno specchietto delle tariffe che tutti hanno potuto vedere quelle sono e quelle saranno, e non hanno nulla a che vedere con le tariffe
con le tariffe che ci sono in circolazione di comuni viciniori. Possiamo dire che le tariffe del comune di Fiumefreddo sono e continua, sono state e continuano a essere le più basse d'Italia. Gli unici che si dovranno preoccupare di queste tariffe sono quelli che con un contatore gestiscono 5, 6, 10, 10 vivani, che hanno piscine, che hanno ristoranti e che pagano la somma di un contatore soltanto. Quelli si dovranno sicuramente preoccupare e dovranno iniziare a risparmiare. Ma gli altri non avranno nulla a che temere da questo cambio delle tariffe, perché non esiste tutto questo aumento che vogliono, questo spauracchio. Del resto avremo modo e avremo tempo per far vedere alla gente che non è assolutamente così. E io tengo sempre a precisare che questo è stato un obbligo di legge, obbligo, guardi, già dal 1997 l'amministrazione Fiume, all'articolo 32 del regolamento dell'acquedotto comunale, si prevedeva il pagamento dell'acqua a consumo, cosa che non è stata mai fatta. A quei tempi quell'amministrazione comprò i contatori per sostituirli, ma poi non se ne fece nulla. I contatori forse li hanno buttati nella spazzatura e non hanno fatto completamente niente. Quindi da quei tempi, a quel momento, l'acqua già doveva essere a consumo, ma non se ne è fatto niente. Oggi i tempi sono cambiati, l'ARERA ci costringe a far pagare l'acqua a consumo, noi sicuramente faremo pagare il meno possibile ai cittadini. Quello è l'importo che ho detto, quindi questi aumenti non ci saranno assolutamente. Lei diceva, Sindaco, che la tariffa massima potrebbe essere sulle 100 euro, la tariffa massima per il domestico potrebbe arrivare. Guardi, le tariffe io posso farle, c'è uno specchietto che i consiglieri comunali hanno pubblicato col costo del canone acqua per uso domestico e per uso non domestico, con 150, con un consumo di 150 litri giornalieri, il costo finale annuale sarà di 28,13 euro, con un consumo di 300 litri giornalieri per uso domestico sarà di 48,09 il consumo, il pagamento del canone idrico, con 450 un consumo di 450 litri giornalieri sarà di 68,5 il pagamento. Queste tariffe oltretutto non sono fisse, ma sono previste degli sgravi per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 8.000 euro, con meno di 4 figli, o con un ISEE non superiore a 20.000 euro, sempre con almeno 4 figli a carico, i quali avranno un ulteriore sconto di 50 litri al giorno a persona. Quindi questo spauracchio, questi aumenti indiscriminati non ci sono e non esistono. Anche perché, ripeto, noi non possiamo andare oltre quella cifra che stiamo spendendo oggi, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice la legge. Oltretutto, se vogliamo fare un paragone con i comuni, per prendere soltanto a mo' di esempio, vogliamo fare un paragone con i comuni limitrofi, nel comune di Fiumefreddo a metro cubo l'acqua con la tariffa normale 0,45 a metro cubo. Nel comune, solo per fare un esempio, nel comune di Piedimonte Etneo è 0,77, nel comune di Giarre è 1,12. Quindi vedete voi che differenza enorme che c'è con altri comuni viciniori, che fanno giustamente pagare l'acqua a consumo e hanno problemi sicuramente diversi dal nostro. E ripeto, noi, tanto per fare un esempio, già il comune di Piedimonte ha dato il proprio acquedotto all'Acoset, quindi di conseguenza Ato Idrico andrà al comune di Piedimonte. Noi ci siamo sempre battuti, ci siamo sempre opposti perché l'Ato potesse prendere possesso del nostro acquedotto. Nella mia prima legislatura furono nominati dei commissari per commissariare i comuni e prendere possesso dell'acquedotto come ATO.
Noi altri a quei tempi ci siamo opposti, sia noi che il comune di Calatabiano, per fare degli esempi, ci siamo opposti e non abbiamo voluto consegnare l'acquedotto. Allora sì che le tariffe sarebbero diventate provinciali, quindi di conseguenza non ci sarebbe stato più questo sconto, perché noi avremmo pagato esattamente come gli altri comuni. Sindaco, andiamo a leggere qualche domanda intanto che arriva, che è arrivata in diretta, vediamo. Maggioranza presente o quella assente, questa si riferiva al consiglio del 21. Salvatore Caltabiano, sindaco, durante la sua campagna elettorale diceva tutt'altro riguardo l'acqua, come si sente adesso che non ha mantenuto ciò che ha detto ai cittadini? Non crede che questa sia una grave mancanza di rispetto e fiducia nei confronti dei cittadini? Beh, questo Salvatore Caltabiano sicuramente non avrà assistito alla campagna elettorale, non sa completamente che cosa dice. Noi in campagna elettorale abbiamo detto che l'acqua sarebbe stata pubblica, l'acqua sarebbe il servizio idrico sarebbe stato pubblico, e pubblico è. Noi ci saremmo impegnati per cercare di risolvere i problemi che noi avevamo nell'acquedotto, e stiamo cercando di risolverli. Quindi andare a fare queste affermazioni significa non sapere quello che si dice, o far finta o mettere, diciamo, dire delle cose che non sono assolutamente vere. Quindi prima di parlare bisogna documentarsi. Se questo Salvatore Caltabiano ha qualcosa da voler chiedere, che venga al comune, glielo spieghiamo come funziona o come non funziona il servizio idrico, così non dirà più sciocchezze in merito a questa vicenda. Poi andiamo a leggere un'altra, poi ci sono commenti, poi una domanda di Domenico Turillo: da approfondire il significato in deliberazione del 14-12-2020 che rimanda alla decisione di ARERA il futuro aumento retroattivo delle tariffe dopo che sarà messa in atto non si sa bene cosa. No, io non ho capito nemmeno il tenore della domanda, quindi ci vorrebbe un interprete affinché traduca quello che c'è scritto. Comunque, per quanto riguarda l'acqua, non ci sono tariffe arretrate, l'acqua si partirà da quest'anno con la nuova tariffazione obbligatoria, ripeto, sottolineo, obbligatoria per legge. Di conseguenza. Anche una domanda ieri, credo si riferisse a questo, diceva: l'ARERA ha la possibilità di applicare l'aumento delle tariffe anche in maniera retroattiva? No, no, assolutamente. Le tariffe le stabilisce il comune e poi l'ARERA le deve approvare, e qualora non le approvasse, in ogni caso il comune dovrà reintervenire di nuovo, ma comunque non esiste retroattività delle tariffe. E un'altra domanda, sempre del signor Turillo: lo sviluppo delle quantità per ogni famiglia e relativo costo è stato determinato sulla base di un nucleo di 5 componenti a famiglia? Guarda, lo sviluppo che viene determinato del consumo non è uno sviluppo che è dettato dal comune di Fiumefreddo, ma è uno sviluppo dettato dallo Stato. È uno sviluppo, c'è un consumo medio che viene stabilito dallo Stato in tutta Italia per quel che concerne il consumo dell'acqua, e quello è il consumo dell'acqua. Noi non, sotto questo aspetto non possiamo dare acqua né in più e né in meno rispetto a quello che danno gli altri comuni. E poi è chiaro che per le famiglie che hanno redditi inferiori, come abbiamo già detto, a 8.000 o 20.000 euro, ci sono tutta una serie di sgravi, compreso la fornitura di 50 litri di acqua al giorno per ogni componente del nucleo familiare. E poi Nunzia De Luca invece chiede come si farà con i contatori. Come si farà con i contatori? Noi non abbiamo risorse per fare nessun tipo di modifiche. I contatori saranno quelli che sono già esistenti, quelli che hanno le già attivate le persone. Si farà la lettura su quei contatori, e da quei contatori si partirà. Poi, successivamente, se il comune che ha presentato, che voglio dire, ha approvato un progetto esecutivo in una giunta passata, un progetto esecutivo dell'acquedotto, a quel punto, se questo progetto verrà finanziato e abbiamo buone prospettive affinché venga finanziato, a quel punto con questo progetto ci sarà il rifacimento
dell'intera rete idrica, compresi i nuovi contatori. I contatori saranno messi, e si tratta di un finanziamento da inserire nei recovery fund, e questa era la premura di andare a fare queste delibere entro il 31, perché è importante questo. Noi dovevamo fare le delibere entro il 31, entro il 31 abbiamo fatto le delibere, e quelle per quanto riguarda la gestione diretta, abbiamo trasmesso già gli atti al lato idrico. Lati idrico ha preso atto delle nostre delibere, stessa cosa ha fatto il comune di Riposto, e la stessa cosa dovrebbero fare anche gli altri comuni limitrofi che sono all'interno del depuratore consortile. Quindi le scadenze c'erano e sono quelle che noi altri abbiamo rispettato, come c'era anche la scadenza per la presentazione del progetto, dei progetti esecutivi, chi aveva progetti per chiedere il finanziamento all'interno del recovery fund. La scadenza, l'ultimo giorno utile è stato venerdì, e noi oggi abbiamo fatto una ulteriore integrazione di atti e siamo fiduciosi e speranzosi che ci venga finanziato questo progetto, anche perché siamo uno dei pochi comuni ad avere già un progetto di acquedotto esecutivo preparato, fatto stilare dalla nostra amministrazione comunale, perché non c'era niente. Questo è un punto importante, Sindaco, perché fra le domande, insomma, che ci sono giunte anche da ieri, e molti ci dicono pagare l'acqua a consumo, sì, però sappiamo che nei mesi, cioè negli anni e negli scorsi mesi, molti sono stati problemi relativi proprio alla fornitura d'acqua nelle case. Perciò le domande sono, cioè, noi paghiamo l'acqua, però poi l'acqua non arriva, non c'è effettivamente. Con questo progetto si andrà quindi anche a sistemare quella che è la rete idrica, mi pare di capire. Questo è il progetto per il rifacimento di tutta la rete idrica comunale. Il rifacimento della rete idrica passa da questo progetto, e non è il comune non potrebbe avere mai le risorse per poter finanziare il progetto della rete idrica, e nemmeno a farlo a pezzi, tra parentesi, poiché il costo, l'importo di questo progetto è di oltre 6 milioni di euro. E per completare, perché poi abbiamo un attimino deviato il discorso, ma io vorrei completare la questione, la discussione relativa al consigliere Nucifore, che ora è basito, perché noi stiamo mettendo l'acqua a consumo e fa interviste e scrive lettere per poi subito dopo essere sbugiardato. Il consigliere Nucifore, quando noi eravamo all'amministrazione, come ho detto poco fa, eravamo all'opposizione, abbiamo fatto richiesta che l'acqua rimanesse tipo, che il servizio idrico fosse esclusivamente appannaggio del comune e che non si desse a privati, e abbiamo fatto una battaglia in quel consiglio comunale. L'amministrazione e il consiglio la pensavano diversamente, erano per il project finance, tant'è che questo project finance è stato inserito sia nel piano triennale delle opere pubbliche della giunta che approvato in consiglio, nonostante il consigliere Gagliardotto avesse chiesto di toglierlo poiché l'acqua doveva restare al comune, ma la maggioranza non ha voluto sentire niente, e soltanto in quel momento noi abbiamo detto che l'unico sistema per poter smontare questa questione, questa vicenda, era fare un referendum in cui i cittadini si esprimessero acqua pubblica o acqua privata, e soltanto la raccolta di 2500 firme ha fermato la passata amministrazione dall'attuare questo project finance, perché se non avevano quest'idea non avrebbero messo project finance nel piano triennale. Oggi faranno fila sicuramente, smentiranno, diranno che non è vero, noi non avevano nessun tipo di intenzione. Ma di questo si tratta. Poi nella relazione conclusiva di quella commissione, nella relazione firmata dal consigliere Nucifora e da Ragonesi, che sono tra quelli che si scandalizzano oggi perché l'acqua è a consumo, e partorita dall'intera maggioranza, perché sia chiaro, non è che quando si fa una commissione, la commissione consigliere fatta da due consiglieri, ma può partecipare qualsiasi consigliere, quindi i consiglieri di maggioranza possono anche partecipare, e poi viene diramata in consiglio. Scrive: tutti noi eravamo convinti che il signor De Maria avesse scoperto per magia l'acqua e che l'avesse donata al paese,
In realtà non è stato così, è bene che la città sappia, io non so poi se l'amministrazione vorrà valutare se pubblicare la relazione, ma in realtà i famosi 11.065 che il comune da quasi 150 anni rientrano nel decreto delle autorizzazioni che il comune gli rilasciò al momento in cui diede la possibilità di eseguire gli scavi. Credo che questo sia un passaggio importante da chiarire, cioè, anche se in maniera confusionaria, cosa dicono loro? Loro dicono che anche se questa donazione di 11 litri al secondo non ci fosse data, non sarebbe cambiato niente, perché questi 11 litri fanno parte dei 64 litri al secondo di cui il comune ha diritto, e noi di queste somme dobbiamo pagare il COUSE. Paradossalmente oggi, o ci fosse stata quella donazione o non ci fosse stata quella donazione, non sarebbe cambiato niente. Poi, quindi dice, praticamente noi già, cioè noi paghiamo il COUSO, appunto l'acqua. Noi paghiamo il COUSO della galleria in 0, oggi determinato in 0,01, che va a smontare quell'importo di 4.627.643 che nel 2020 la Bufardo ci chiede, cercando di trovare un accordo su queste somme, accordo al quale che noi sempre abbiamo rinviato al mittente, e stiamo trattando, ripeto, per trovare un bonario componimento sulla scorta del 0,01, che praticamente risolverebbe i problemi del comune. Altro, come ho detto poco fa, altro che acqua gratuita. Questo è un modo di dire che si è detto sempre a fiume freddo, una disinformazione che è passata, ma noi abbiamo il compito oggi di far sapere le cose. L'acqua a consumo in questo paese, secondo me, sarà una cosa normale e giusta, poiché non è corretto oggi che una famiglia con una persona paghi quando consuma, una famiglia con 6 persone, come ho detto poco fa. Chi più consuma più paga, chi meno consuma meno paga, e questo con questo sicuramente la gente sarà invogliata a risparmiare acqua, poiché è come la luce. Noi spegniamo la luce perché sappiamo che paghiamo l'Enel. Se non pagassimo l'Enel, probabilmente terremmo la luce accesa per molto tempo. Quindi i rubinetti la gente cercherà di utilizzare questa risorsa in maniera più accorta. Poi è chiaro che parla il consigliere Lucifora, continua per chiudere questa vicenda, perché io ci tengo, quando poi si dicono delle bugie bisogna ricordarsi di quello che si è fatto e di quello che si è scritto. Bisogna chiudere i rubinetti quando l'acqua non si utilizza. Chi non ha purtroppo questa facoltà mentale, e purtroppo grazie all'ignoranza che si ha sul servizio idrico a fiume freddo, questo avviene perché siamo convinti che l'acqua sia infinita, ognuno ne fa un utilizzo che vuole. Questo è quello che stabilisce quella commissione. L'acqua bisogna pagarla a consumo. In quella delibera il consigliere Gagliardotto chiede che venga ritirato anche il punto del Procet, ma l'amministrazione, il consiglio non ne vuol sentire, quindi il referendum scaturisce da questo diniego, da questo modo di fare. E comunque alla fine questa bella relazione, che può essere disponibile, anzi che pubblicheremo sicuramente sulla pagina dell'amministrazione comunale, conclude con le soluzioni, perché ci vogliono le soluzioni. E le soluzioni fondamentali da questa commissione sono che praticamente bisognerebbe mettere i chiusini alle fontanelle. Questa è la soluzione prospettata, la grande soluzione. Dobbiamo dire che nessuna amministrazione, tranne la nostra, e questo l'ho dimostrato con i fatti, non a chiacchiere, si è mai minimamente preoccupata di trovare le soluzioni per cercare di avere un approvvigionamento proprio, per cercare di andare a sistemare l'acquedotto.
Sì, Sindaco, abbiamo detto che si sono alternate tante voci in questi giorni. Andiamo a sentire, insomma, per avere poi la panoramica chiara di tutti, di nuovo anche l'intervista del consigliere Giovanni Spinella e a seguire un estratto di un video pubblicato dal segretario del PD di Fiumefreddo, Giorgio Currò. Come Partito Democratico nelle scorse ore abbiamo sentito la necessità di dire la nostra. Dire la nostra in merito all'ultima deliberazione del 2020 del Consiglio Comunale riguardo le tariffe, la tariffazione idrica a consumo. Siamo un partito di governo, siamo un partito di responsabilità nazionale e sappiamo benissimo che la tariffazione a consumo è un obbligo di legge. E mai faremo speculazioni politiche su questo tipo di atto portato avanti dal Consiglio Comunale. Però è anche giusto dire questo, che abbiamo votato come Partito Democratico, e cioè il sottoscritto e la collega Maria Tormina, abbiamo dato no alla tariffazione a consumo perché così come è fatta non garantisce in questo momento né i piccoli artigiani e commercianti né tantomeno le famiglie numerose monoreddito. Crediamo che la delibera vada rivista, crediamo che debbano essere coinvolte le associazioni di categoria e i sindacati. Crediamo altresì che una gestione in-house e una gestione oculata del servizio e una lotta contro gli sprechi possono mantenere in futuro una tariffazione calmierata al fine di poter far risparmiare molto i cittadini di Fiumefreddo. Abbiamo invece votato sì come Partito Democratico all'uscita dal latte idrico perché le risorse idriche presenti nel sottosuolo del comune di Fiumefreddo ci permettono di non imbarcarci costi unendoci ad altri comuni che non ci appartengono e quindi di conseguenza aggravare ancora di più quella che è la tariffazione che si andrebbe a applicare a quelli che sono i cittadini di Fiumefreddo. Non ci possiamo permettere, questo Consiglio Comunale non si può permettere, dopo l'aumento dell'IRPEF e dopo l'aumento dell'IMU, di portare avanti una politica del genere a discapito sempre delle famiglie numerose e monoreddito. Chiediamo quindi, come ho detto prima, una verifica di questa delibera delle tariffe a consumo al fine di agire in modo serio e responsabile su quello che è un obbligo di legge e su quello che è il benessere dei cittadini anche in futuro. E quindi poi a seguire appunto abbiamo un estratto di un video che poi è un continuo di un altro video pubblicato in questi giorni da Giorgio Currò e questo video invece, questo estratto è stato pubblicato oggi. Non è la politica della ricerca del voto fine a se stesso e a tutti i costi che fa crescere un paese. Proprio quello che succede da parecchi anni. Non permettere all'avversario politico di realizzare opere e servizi utili ai cittadini. I consiglieri di maggioranza, su proposta della Giunta, hanno votato le tariffe sull'acqua, senza un minimo di confronto, per poter dare ai cittadini un servizio efficiente e a basso costo, in quanto bene primario ed essenziale per tutti. Un voto favorevole lo abbiamo espresso all'uscita dall'ATI, perché non siamo favorevoli a quella gestione. Mi augurerei che fosse possibile, ma dalle mie informazioni sembra di no. Se così fosse, saremo successivamente commissariati. Il peggio infatti verrà quando le tariffe saranno fatte dall'ATI, dove la tariffa sarà uguale alla media delle tariffe di tutti i comuni che ne fanno parte. Cari concittadini, quando lo scoprirete sarà troppo tardi. Il PD propone o una gestione pubblica comunale, o una gestione dell'ATI, o una gestione con un project finance. Quindi informare i cittadini sulla scelta a cui intendono optare, e questo secondo il mio parere ed anche del PD, significherebbe salvaguardare l'interesse dei cittadini e
ed evitare che ci sia ancora speculazione sull'acqua, in quanto sulla questione acqua si è consumata una campagna elettorale. E questa quindi era diciamo la voce del PD di Fiumefreddo di Sicilia, sindaco. Guardi, io su queste due interviste ci sono due aspetti che sono due aspetti diversi, quelli che indica l'ex consigliere Currò e quelli che indica l'attuale consigliere Spinella. Io al consigliere Spinella voglio dire che a volte cambiare idea qualifica la propria azione politica, e mi pare che il consigliere Spinella abbia cambiato idea rispetto a come si è mosso fino a poco tempo fa. Premesso che il PD già circa un anno fa aveva pubblicato un manifesto in cui chiedeva che l'acqua fosse a consumo, e questo lo chiedeva nel momento in cui c'era una carenza idrica. Oggi siamo riusciti in qualche modo, con dei lavori, non con dei miracoli, a diminuire queste problematiche, e quindi qualcuno ha dimenticato questi problemi. Ma questi problemi non si possono dimenticare, poiché questi problemi sempre ci sono, e quindi noi abbiamo il dovere di risolverlo. A noi spiace che in una prima fase abbiano negato di aver deliberato la delibera dell'acqua consumo, poi perché i consiglieri del PD hanno deliberato due delibere favorevoli, cioè quella dell'uscita dal lato idrico, nonostante abbiano cercato in tutti i modi di rinviare quel punto, ma non c'era nulla da rinviare, anche perché noi avevamo fornito tutti gli chiarimenti da oltre un mese e mezzo. Ci sono state riunioni, non sono cose avvenute né di notte né di giorno, sono state cose veramente, veramente discusse, e non abbiamo a quelle discussioni, per quelle riunioni a cui il consigliere Spinella ha anche partecipato e ha dato qualche suggerimento, penso che il consigliere Spinella abbia visto che noi non parlavamo per partito preso, ma cercavamo di venire incontro ai cittadini. Quindi il PD da sempre è assertore dell'acqua a consumo, e lo ha ribadito con un manifesto del 5 gennaio 2020, un manifesto che però non è chiaro, perché se fosse stato chiaro il PD doveva dire: noi siamo per l'uscita dal lato idrico, e cercare di vedere di poter trovare la soluzione all'interno del comune, e noi abbiamo votato il regolamento, perché è nel regolamento che si prevede l'acqua a consumo. La delibera del pagamento dell'acqua a consumo è una diretta conseguenza di quella delibera, della delibera precedente. Il fatto che non l'abbia votata è poco importante, anche perché noi non è vero che noi non teniamo conto delle fasce meno abbienti. Delle fasce meno abbienti non siamo nemmeno noi che ne teniamo conto, ma è lo Stato che tiene conto concedendo gli sgravi in base ai redditi. Sì, quindi infatti l'avevamo detto. Io intanto ricordo, sindaco, che è possibile seguirci anche su 01 TV, oltre che appunto sulla pagina del punto.web. Sì, completi il discorso, poi ci sono poi altre due domande. Sì, io vorrei fare un excursus noi, siccome abbiamo l'abitudine, a questa amministrazione, questa maggioranza, questo consiglio comunale che mi sostiene, o quella parte che mi sostiene, ha l'abitudine di lavorare in silenzio, e noi questo abbiamo fatto. Io voglio far capire quello che noi in linea di massima abbiamo fatto per cercare di gestire al meglio questo servizio idrico. Allora, appena ci siamo
appena ci siamo insediati, mentre altri facevano accordi con la, con la prefettura, noi non abbiamo inteso fare nessun accordo con la Buford, ma siamo andati avanti come un treno a testa bassa per cercare di ottenere tutti quelli che ritenevamo fossero i diritti sacrosanti dei cittadini fiumefreddesi. Dobbiamo dire che quando ci siamo insediati non c'era nemmeno autorizzazione sanitaria all'attingimento, cioè noi non potevamo, non avevamo ancora un'autorizzazione, una concessione di acqua, ma dipendevamo esclusivamente dalla Buford, che diceva, sosteneva che noi avevamo diritto a 11 litri e non a 50 e non a 54, non ce l'avevamo perché non c'era un'autorizzazione sanitaria dei pozzi. Noi abbiamo fatto di tutto per cercare di risolvere questo problema. È stata una vicenda lunga. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione sanitaria con decreto dell'assessorato regionale, e in questa questa autorizzazione sanitaria ha preso molto tempo, poiché si trattava di fare analisi ogni 6 mesi e almeno 3 analisi dovevano dire che l'acqua era pura, che l'acqua rientrava, che l'acqua rientrava in alcuni parametri di legge. Abbiamo ottenuto questo, e quindi una volta che abbiamo ottenuto questa autorizzazione regionale, subito ci siamo messi in movimento per cercare di ottenere l'autorizzazione. Purtroppo questa autorizzazione sanitaria è venuta e è arrivata appena noi abbiamo finito la nostra amministrazione. Subito dopo si è insediata la nuova amministrazione, quella che mi ha preceduto, e in 5 anni non hanno fatto altro che partorire una delibera di consiglio comunale con un project finance che si sono rimangiati, e null'altro hanno fatto per l'acquedotto. Appena noi ci siamo insediati, questa ulteriore volta abbiamo pressato il genio civile per ottenere il decreto di attingimento, la concessione dell'acqua, e quindi abbiamo ottenuto con il decreto del 21 febbraio 2019 il genio civile sancisce che il comune è titolare di 64 litri al secondo e a quella concessione, e stabilisce anche il costo con quello stesso decreto il costo del COUS. Successivamente, perché non potevamo farlo prima, abbiamo fatto all'assessorato regionale competente una richiesta di aggiornamento e di revisione del piano regolatore generale delle acque, con una richiesta di portare la nostra concessione a 90 litri al secondo. Una richiesta di concessione che in un certo qual modo ci è stata accordata, poiché contemporaneamente abbiamo fatto richiesta per realizzare un pozzo che ci liberasse in un certo qual modo, ci desse più autonomia nell'acqua. Purtroppo il primo pozzo che abbiamo cercato di fare, non abbiamo ottenuto i risultati sperati, poiché l'acqua non era sufficiente. Però questo il decreto che avevamo ottenuto era importante, poiché sanciva dalla parte dell'assessorato che ci avrebbero assentito ulteriori 30 litri di acqua al secondo, portando questa concessione a 90 litri. A questo punto abbiamo ripresentato, non ci siamo fermati, abbiamo ripresentato ulteriori richieste per fare un pozzo in un altro luogo, dove ci siamo resi conto che effettivamente c'è l'acqua. Il genio civile ha già fatto il sopralluogo e ha sentito che noi potessimo realizzare il pozzo, se non che inopinatamente la provincia regionale di Catania fa delle osservazioni su questo nuovo pozzo che noi altri vorremmo realizzare, adducendo che interessa la falda acquifera del fiume Freddo, quindi dice di stare attenti e vorrebbe che si facesse e si desse addirittura il diniego. Questa è la provincia regionale di Catania, tra virgolette, ma questo è falso, non è vero, poiché il nostro posto attinge a una falda che arriva dove noi chiamiamo Opalitto, quindi non c'entra nulla col fiume Freddo. Purtroppo questo ci porterà via un altro po' di tempo, poiché non può essere più il genio civile, ma sarà l'assessorato regionale al territorio e ambiente che ci darà l'autorizzazione d'intesa con l'assessorato all'energia. Si avranno altri 30 litri d'acqua al secondo. Altri 30 litri. Successivamente, per completezza,
Ora siamo in attesa della seconda autorizzazione. Abbiamo deliberato, come già detto, la gestione autonoma dell'acquedotto, una delibera che avevamo proposto già nella precedente amministrazione. Gestione autonoma dell'acquedotto significa che il Comune intende gestire per conto proprio l'acquedotto, non vuol dare in concessione l'acqua a nessuno, con i propri mezzi, con i propri uomini cercherà di gestire, come abbiamo fatto finora, il nostro acquedotto. Contemporaneamente abbiamo fatto un potenziamento poiché ci sono problemi atavici nella fornitura di acqua a Feudogrande. Abbiamo fatto un potenziamento dell'acquedotto di Feudogrande con un sistema diverso di approvvigionamento e pare che oggi questo sistema funzioni e abbiamo sistemato il secondo serbatoio, quello vicino alla piazza, perché non era mai in funzione, lo abbiamo già sistemato. Contemporaneamente siamo andati all'approvazione del progetto esecutivo della nuova rete idrica e quindi questo progetto l'abbiamo già trasmesso agli organi competenti per il suo finanziamento e contemporaneamente stiamo contestando tutto quello che la Buford ci dice per quei soldi che vuole, spiegando le nostre ragioni, e non disperiamo, anzi siamo quasi certi, siamo quasi convinti che troveremo un accordo vantaggiosissimo per il nostro comune, poiché noi, a prescindere dai proclami, noi non diciamo che siamo onesti, non ci autoincensiamo, ma noi alla cittadinanza diamo risultati e i risultati sono questi, cioè che questa amministrazione oggi, come nel passato, si sta battendo e si è battuta per l'acqua pubblica e per dare l'acqua ai cittadini. È chiaro che non si risolvono le cose oggi per domani, poiché i problemi del nostro acquedotto sappiamo tutti quelli che sono e di conseguenza vanno risolte queste problematiche. Sono state problematiche lunghe, però oggi siamo veramente avanti rispetto a quello che noi facciamo, abbiamo fatto. C'è voluta fatica. C'è voluto tanto lavoro, perché ci sono tanti atti che qualcuno cerca di sottacere scrivendo delle sciocchezze, scrivendo fesserie, non sapendo nemmeno di cosa parla, pur per semplicemente questioni politiche, questioni di futuro politico, ma il futuro politico di questo paese sicuramente non lo giocheranno costoro strumentalizzando l'acqua. Si sono divertiti, sono passati il tempo, diciamo, a pubblicare sempre un mio comizio in cui dicevo che avremmo risolto i problemi dell'acqua. Quel comizio non era una promessa elettorale, ma quel comizio io l'ho fatto dopo aver vinto le elezioni, in piazza AIF, dopo aver vinto le elezioni ho fatto quel comizio, e in quel comizio ho detto, non durante la campagna elettorale, dopo la campagna elettorale, perché sono falsi e bugiardi se dicono questo, con quel comizio ho detto che la mia amministrazione si sarebbe impegnata sull'acqua e avrebbe risolto questo problema, e la mia amministrazione si è impegnata, si impegnerà e risolverà questo problema. Di questo ne sono convinto, perché gli atti parlano chiaro. Pochi sono i comuni, come ho detto poco fa, che hanno un progetto esecutivo dell'acquedotto, e noi siamo uno di quei comuni, ma un progetto esecutivo dell'acquedotto non arriva, abbiamo anche l'autorizzazione dell'ASP, non cade dal cielo, ci vuole lavoro e silenzio. Perché se noi avessimo parlato avremmo ottenuto bastoni in mezzo alla ruota da questa gente che, siccome non ha altro da fare, passa il tempo a dire delle sciocchezze, a non capire le cose, a non informarsi soprattutto e a mentire, perché noi da circa un mese e mezzo parliamo di queste delibere che dovevamo fare. Abbiamo fatto le riunioni con maggioranza e minoranza, abbiamo presentato le tariffe e non c'è stato fatto nessun tipo di richiesta diversa rispetto a quelle che abbiamo fatto, tanto non ne potevano fare perché con quei numeri, sono quelli i numeri. E fra due anni, lo voglio dire e ribadire, che poi fra due anni, chissà che succede, fra due anni l'importo massimo, se i conti si discosteranno, possono essere dal 6 all'8% massimo. Anche perché voglio dire un'altra cosa, che noi non teniamo conto dei commercianti. Per quanto riguarda l'acqua per gli esercizi pubblici, i costi a metro cubo sono ancora inferiori rispetto alle civili abitazioni, perché ci rendiamo conto che chi ha un esercizio commerciale, chi ha un bar, chi con l'acqua ci lavora, non può pagare la stessa somma che pagano altri. Quindi il costo a metro cubo degli esercizi commerciali è anche più favorevole, è inferiore rispetto al costo che ha una civile abitazione, per un'agevolazione nei confronti di questa gente che oggi, come sapete, sta subendo tutte queste problematiche. Anzi, ne approfitto per dire che abbiamo fatto una delibera di
in cui a breve daremo un ristoro a coloro che sono rimasti chiusi per parecchio tempo sulla tassa, sulla Tari. E come sapete, abbiamo deliberato pure le tasse. Sindaco, ha girato il telefono. Non so cosa ho fatto. Ha girato lo schermo. Sì, ora sì. Ci siamo di nuovo. Quindi andiamo a chiudere. Hanno messo in giro anche che ci saranno aumenti sulla spazzatura. Io in questo momento, sulla tassa della spazzatura, in questo momento dico che è falso, non è assolutamente vero, non ci sarà nessun aumento della tassa dei rifiuti. Questo lo voglio dire per chiarezza nei confronti dei miei cittadini, perché noi non siamo quelli delle tasse, noi siamo quelli che vogliamo risollevare le sorti di questo paese, che abbiamo trovato sott'acqua, e qualcuno se vuole un incontro pubblico invece di mandare fare posti, io sono disponibile, ma con chi è titolato, però non con chiunque. Con chi è titolato sono disponibile a un incontro pubblico in contraddittorio, anche con lei, così vediamo tutte queste storie, se c'erano debiti, se non c'erano le tasse, non le tasse. Si deve parlare in pubblico, non ai quazzucanti. Questo è quello che si deve fare. Lei si può far portavoce con chi ha amministrato, ma non con chiunque, perché con chiunque io non parlo, perché io faccio il sindaco e parlo con gente che ha fatto questo mestiere. Se vogliono un confronto, io sono ben disposto a farlo in qualsiasi momento, così chiariamo tutto una volta per tutte. Invece di parlare, io parlo in un angolo, altri parlano in altri angoli, e così vedremo su questi debiti, sulle tasse, sulle non tasse, la vedremo, così i cittadini capiranno e sentiranno effettivamente come stanno le cose. E chiunque voglia dei chiarimenti. L'intervista proprio di questa sera aveva poi lo scopo anche di spiegare poi il punto di vista dell'amministrazione, e comunque quindi ha spiegato, ecco, in maniera esaustiva poi tutto quanto. Prima di chiudere guardiamo qualche altra domanda, non tutte perché sono tante. Filippo Strano, sindaco, per quanto riguarda i serbatoi, verranno messi a reggimento o saranno lasciati a marcire? Guardi, sui serbatoi io stenderei un velo pietoso, poiché quei serbatoi servono pochissimo. I serbatoi che noi abbiamo a monte servono pochissimo all'attività del paese di Cinoredo, non servono quasi a niente. È stata una spesa inutile, che purtroppo è stata fatta, e quindi di conseguenza nel progetto dell'acquedotto è previsto il ripristino del serbatoio che si trova vicino l'autostrada. L'altro serbatoio, quello vicino al serbatoio di Fella, piazza Feudograndi, già lo abbiamo ripristinato e lo metteremo in funzione, lo metteremo in parallelo con il serbatoio che fino a oggi funziona. Però questi serbatoi non porteranno benefici particolari all'acquedotto, in quanto per il comune di Fiumoreddo basta e avanza il serbatoio che abbiamo sulla piazza, anche perché poi i serbatoi devono essere riempiti con l'acqua. Non è che abbiamo un serbatoio di 400.000 litri, poi ci vuole l'acqua per riempirlo questo acquedotto, questo serbatoio. In ogni caso, comunque, il nuovo progetto dell'acquedotto prevede il rifacimento e il collegamento di quel serbatoio, anche perché dobbiamo dire un'altra cosa: questo serbatoio, quando fu fatto quel lavoro, questo serbatoio, la condotta di questo serbatoio, del serbatoio vicino all'autostrada, si ferma all'altezza delle prime case di Feudograndi, cioè non prosegue, in maniera assurda, non arriva al serbatoio quello vicino alla piazza. Paradossalmente hanno fatto un serbatoio non servito la condotta, quindi eventualmente in ogni caso è previsto che si colleghi questo serbatoio con il serbatoio vicino alla piazza, ma non perché dovrà portare dei benefici, ma semplicemente perché è giusto recuperarlo, perché sono stati spesi dei soldi pubblici. Random abbiamo Rosario Arcidiacono, mi pare, che scrive da sopra, che scrive: ma tutto ciò servirà ad avere acqua in casa,
o mancherà ancora l'acqua, insomma, questo l'abbiamo già detto abbondantemente, quindi con questo, grazie a questo progetto dell'acquedotto non dovrebbe più mancare l'acqua. Frontespizio ionico, mai come PD abbiamo strumentalizzato le tariffe a consumo e mai in consiglio comunale abbiamo come PD ostacolato l'uscita dell'ATI idrico. Io non ho mai detto questo. Io non ho detto che il PD ha ostacolato. Io ho detto semplicemente, e sta negli atti, che quando abbiamo presentato la proposta di uscire dall'ATI idrico, il PD, a nome del consigliere Spinella, ha fatto una proposta di rinvio. Proposta di rinvio che la maggioranza non ha accettato, e solo in quel momento il PD ha votato favorevolmente. E solo il PD, questo lo voglio dire in maniera chiara, favorevolmente all'uscita dall'ATI idrico, anche perché non è che possiamo porci dei problemi. Oggi i problemi non ce li possiamo porre, che succederà a noi. Oggi abbiamo un problema, dobbiamo uscire dall'ATI idrico per avere una tariffa calmierata, altrimenti il comune di Fiumefreddo sarebbe costretto a pagare la stessa tariffa che paga Catania. Altro che discutere delle tariffe e degli sgravi, non avremmo più nulla da discutere, perché saremmo a servizio, cioè tutto il nostro impianto acquedottistico sarà preso in carico dall'ATI idrico, mentre oggi questo non avviene, tant'è che il nostro progetto l'abbiamo presentato noi direttamente, sempre tramite ATI, all'assessorato regionale per il finanziamento. Ma noi siamo noi i titolari di questo progetto dell'acquedotto, siamo noi che ci seguiremo questa pratica. E se non avessimo fatto queste cose, avremmo avuto dei seri problemi. Poi andando a chiudere, Salvatore Caltabiano ci aveva scritto, oltre all'inserimento delle nuove tariffe per l'acqua a consumo, sono previsti aumenti per le imposte, fra cui la Tari. Lei, questo l'ha smentito, il Non è fatto del... prevista nessuna Nessuno. imposta, è fantasia. Questo Salvatore Caltabiano ha molta fantasia, dovrebbe averne di meno fantasia e vedere gli atti, seguire gli atti e non seguire i consigli di qualcuno che ha interesse a fornire notizie false. Perché chiunque voglia smentire quello che io ho detto oggi, io sono disponibilissimo. E quindi, per andare al PD, io non ho detto quella cosa. Io ho detto semplicemente che è stata fatta una proposta di rinvio. Però onestà intellettuale vorrebbe che dicessero che la seconda delibera, cioè quella del regolamento, che è quella che contiene all'articolo 27 e 28 tariffe, articolo 28 consumi, letture, fatturazioni e pagamenti, il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi. Questa è la delibera che tutti i consiglieri, compreso la Fiume, compreso il consigliere Nucifora, hanno deliberato, perché questa è la delibera che stabilisce che il pagamento va a tariffa. Certo, sentire il consigliere, dopo il danno che ha fatto il consigliere Fiume, che non delibera l'uscita del comune dall'ATI, che se il comune non dovesse dichiarare in consiglio comunale, che se il comune non dovesse uscire, non si strapperebbe le vesti, onestamente, fa cadere le braccia. Le vesti doveva strapparsele quando ha fatto quell'accordo in prefettura, che ha messo un'ipoteca sul futuro del comune di Fiumefreddo, che spetta a noi smontarla, e stiamo facendo di tutto per smontarla, e poi gliene daremo notizie in consiglio comunale, perché dimenticano, loro dimenticano gli atti, dimenticano le cose. Tutte queste cose sono state rimaste insabbiate, e noi per averle, per ottenerle, ci abbiamo messo tempo e siamo riusciti a ricostruirle, come ho detto poco fa, soltanto per la corrispondenza che la Buford prestante ci faceva, Sì. Sì, cercando di farci pagare alcune somme. andiamo a chiudere. Sindaco, sentiamo un'ultimissima intervista, quella del presidente dell'associazione ambientalista Salviamo i Boschi, Natura Ambiente, Domenico Turillo, che è lo stesso che ha fatto delle domande anche in diretta. I fiumefreddesi non hanno assolutamente. Non meritano di essere trattati come l'amministrazione locale sta trattando in merito alla delibera sull'acqua con la gestione al contatore. Questa gestione al contatore ha bisogno di alcune risposte da parte dell'amministrazione.
l'amministrazione, la maggioranza dichiara che anche l'opposizione ha votato la delibera. Se questo non è vero, che facciano le dovute denunce a riprova della loro buona fede. Secondo punto, con quale criterio il sindaco stabilisce che ci sono 235.000 euro per la gestione dell'acqua a contatore, con il costo al contatore? Come è previsto? Quali costi ci sono per raggiungere 235.000? In base a che cosa è stato determinato anche il calcolo delle tariffe? Perché se questa somma entra in bilancio di previsione nel 2021, che motivo c'era di dover in maniera urgente fare questa scelta non condivisa con quell'opposizione? Una volta che l'acqua pubblica diventa una gestione house, ci sono i termini per cui questa gestione, una volta iniziata, non debba subentrare un altro ente privato a gestire l'acqua pubblica? Esiste un piano di investimenti idrici sul territorio di Fiume Freddo? E quanti saranno gli addetti al lavoro in merito alla gestione dell'acqua pubblica? E chi saranno? Perché tutto questo era già stato chiesto con una PEC nostra il 9 ottobre direttamente al sindaco e all'amministrazione, a cui non ha dato nessuna risposta, e quindi necessita bloccare quella delibera con tutto il resto che hanno aumentato chiaramente, e la devono discutere con tutta la popolazione, compreso l'opposizione, che lui dice che ha approvato questi piani. Quindi io, come presidente dell'associazione Salviamo i Boschi, intanto dico salviamo Fiume Freddo, perché oltre alle mattonelle, le piazze e compagnia bella, ci interessa la quotidianità. Questo era l'ultimo intervento che abbiamo sentito in questi giorni. Sindaco. Io non avrei quasi nulla da rispondere a questo signore, in quanto noi non facciamo né denunce né niente. Che vada a leggersi, se ritengo che ne sia capace, le delibere che noi abbiamo pubblicato, e là lui avrà l'opportunità di vedere chi ha deliberato e chi no. È facile e semplice, sono pubblicate sul sito del comune, che se le vada a leggere i regolamenti, così si renderà conto di quello che noi abbiamo deliberato. Ribadisco che nessun privato entrerà fin quando ci saremo noi a gestire l'acqua, che gestire il servizio idrico, che il servizio idrico sarà pubblica, che quelle somme, le somme che noi altri abbiamo stabilito e non le abbiamo stabilito noi, che i tecnici hanno estrapolato per fare il conteggio, sono le somme previste in bilancio, sono le somme che servono alla copertura del servizio idrico. Per quanto riguarda l'opposizione, io non deve essere lui, se vuole qualche chiarimento, a parlare con l'opposizione. Io posso dire semplicemente che non è arrivato quelle delibere non sono state un fulmine a ciel sereno, ma sono state delibere presentate oltre un mese e mezzo prima in sede di riunione. Se qualcuno l'ha dimenticato, non ci possiamo fare, o se qualcuno non ha informato i suoi colleghi consiglieri, non ci possiamo fare niente. Ma da un mese e mezzo loro avevano in mano già le tariffe e non hanno fatto nessun emendamento, nessuna proposta per modificarle, perché noi potevamo discuterne tranquillamente con i tecnici che hanno predisposto il piano. Quindi i tecnici hanno predisposto quelle tariffe nel rispetto della legge, perché non è che possiamo inventarci tariffe o possiamo inventarci acqua, diamo acqua in più o in meno. Quella quantità di acqua è quella stabilita dalla legge, che noi possiamo dare ai cittadini. Noi con questa delibera abbiamo inteso di mettere un equilibrio a tutta la questione dell'acquedotto. Chi più consuma, più paga. Sì. Ed è una delibera tesa al risparmio. Pesa al risparmio dell'acqua, al non spreco dell'acqua, e contatori e altre cose che non ne parlino, perché noi non metteremo né contatore né niente. Noi utilizzeremo tutto ciò che abbiamo, utilizzeremo il personale che abbiamo, le risorse che abbiamo per cercare di andare avanti. Sappiamo che è difficile, ma dovevamo provarci e ci stiamo provando, almeno noi ci proviamo, altri se ne sono stati seduti anni e anni in quel consiglio e mai nulla hanno fatto per l'acqua e anche all'amministrazione.
Marco, dobbiamo chiudere, tutti gli altri commenti, poi insomma ce ne sono diversi, qualcuno dice insomma auspica un confronto e quindi se come ha detto lei stesso non c'è problema a fare il confronto, magari faremo anche appunto un confronto in diretta in modo tale da... Ma il confronto gliel'ho detto con chi lo faccio, gliel'ho detto, sì. Che sia chiaro, perché sì, io non mi confronto con chiunque. Non è né arroganza né presunzione. Io mi confronto con chi se ne va in giro a dire cose che non sono vere, che venga qua in trasmissione e così ci confrontiamo a dire quello che pensa, invece di lavorare sotto banco, come al solito. Sindaco, grazie per questa approfondita intervista, per averci spiegato. Io ringrazio voi, scusate per i toni, però ne abbiamo sentito tutti i colori. Hanno fatto in modo che la gente fosse contro di noi, si scagliasse contro di noi con offese anche gravi. Purtroppo mi spiace, ma qualcuno abbiamo dovuto querelarlo perché io non consento a nessuno di offendermi. Quindi siamo stati costretti per colpa loro, non per colpa della gente, perché loro sono i veri responsabili. Loro sono i responsabili delle querele che sono stato costretto a fare a qualcuno perché fanno in modo che la gente sbagli, perché giustamente la maldicenza è quella che passa avanti, non c'è nessuna gestione privata, non c'è niente, c'è un comune che gestirà l'acquedotto fin quando ci sarò io. Quando ci saranno loro, continueranno con il loro bel project finance, perché di questo sono capaci, solo di questo, e nemmeno questo sanno fare, perché non ci sono riusciti nemmeno in quello. Grazie al sindaco Sebastiano Lucifora e prego. Allora vediamo per un eventuale confronto. Grazie. Buona serata. Grazie. Adesso passiamo quindi alla seconda parte del nostro programma, la parte dedicata, come avevo anticipato prima, ai 60 anni della Corale Polifonica Ionia. E io vi ricordo che oltre a interagire con noi sulla pagina Facebook Il Punto Punto Web, potete seguirci anche su 01 TV e sulla pagina di GS Produzioni Video. E quindi insomma avete diversi canali, diversi modi per seguirci. Andiamo a collegarci con il presidente della Corale Polifonica Ionia, Giusy Nasello, con il... Buonasera Giuseppe Cristaudo, direttore della Corale Polifonica Ionia. Buonasera. E potremmo avere anche il vicepresidente Carmelo Cavallaro, che forse abbiamo un attimo perso, adesso lo ritroviamo subito. Buonasera, grazie per aver atteso. Ecco, buonasera Carmelo. Buonasera, ciao Rita. Buonasera, vicepresidente della Corale Polifonica Ionia. Allora, questo era il 2020, era l'anno in cui la Corale faceva 60 anni, ben 60 anni, e è stato un anno particolare. Giusy Nasello, appunto presidente della Corale Polifonica Ionia, diciamo intanto, presentiamo brevemente la Corale, diciamo, gli elementi, come è composta, intanto diciamo questo. Sì, buonasera. Allora, la Corale è nata 60 anni fa, nel 1960, è composta attualmente da una trentina di coristi, sono tutti amatori della musica. Ci tengo a sottolineare il fatto che il nostro coro è un coro amatoriale, quindi non è formato da professionisti, ma solo da persone che nella vita poi fanno altro, ma che condividono la passione per la musica e che quindi mettono la loro voce al servizio di questa passione, grazie anche al nostro direttore che riesce a estrapolare da ognuno di noi il meglio, ecco, riesce anche ad alimentare questa nostra passione. È una grande passione, maestro Cristaudo, che sta alla base appunto del coro, insomma, del progetto corale, che poi è il coro, ecco, è anche molto di più dietro semplicemente alla formazione, no? Sì, indubbiamente, troppo gentile a dire, Giusy, che insomma
gestisco, ma in realtà io sono un ponte che diciamo ha due arcate, no? Che passa dalla lettura della partitura, quindi dal pensiero dell'autore ai cantori, e poi dai cantori lo trasmetto al pubblico. Quindi è una forma di, diciamo, di pensiero allargato quello che faccio io. Lei diceva siamo ancora amatoriali, io sono un dilettante, perché le faccio le cose per diletto, e proprio mi piace per questo dilettarmi in questo, cioè la musica per me è anche questo, e soprattutto fare coro oggi come oggi ha questa importanza, no? Importanza principalmente sociale. E diceva il presidente, appunto, è 60 anni che il coro è presente nel territorio e si è imposto da un punto di vista culturale a fare coralità, ma non solo a Giarre, l'ha fatta, diciamo, in tutta la Sicilia, perché è il primo coro a nascere in Sicilia. Quindi diciamo che da un punto di vista musicale, che cosa posso dire? Faccio solo questo, da interprete. E da 14 anni è entrato a far parte del coro, e dal 91 sì. Nel direttore. Sì, la riflessione di oggi era questa, proprio pensando a questa sera, pensando a tutto quello che ho in mente, avrei potuto dire, ma non riesco a dire perché non ho queste capacità oratorie, che proprio in questi giorni, 30 anni fa, presi la direzione del coro, cioè da corista diventai direttore, ma non ci diventai perché sono stato eletto chissà da chi. C'è stata un lavoro alla base, principalmente partendo dai cori parrocchiali. Poi ricordo che nel 90 ospitammo due cori importanti a livello internazionale, tra cui il coro accademico di Ostrava e il coro Monteverde di Amburgo, direttore Jürgen Jürgens, che è uno dei massimi esponenti della coralità mondiale, e lui, vedendomi dirigere un brano a tavola, ha detto: tu devi dirigere il coro. Cioè, questa cosa è stata come se fosse una missione datami da un illustre, un'investitura proprio, esattamente. E da allora, quindi, 30 anni che vado con loro, ma non me li sento, cioè, tutto questo tempo passato nel coro mi sento, perché la musica non fa invecchiare, la musica fa smuovere le cellule del nostro corpo, siamo fatte per 70% di acqua, cioè immagini che cosa succede quando noi emettiamo suono e cantiamo e produciamo suono. Il suono che produciamo provoca una sensazione, proprio un'emozione, e quell'emozione che noi provochiamo la abbiamo interiormente, quindi c'è una fase quasi di cura all'interno del coro, cioè il cantore stesso produce emozione, ma nello stesso tempo interiorizza emozioni. E il maestro Cristaudo, nonostante sia modesto, però diciamo che ha un curriculum un po' di tutto rispetto, e ha frequentato corsi di direzione di coro e concertazione con alcuni degli esponenti più importanti della coralità internazionale, quindi c'è sì. Anche da dire questo. Carmelo sì, Cavallaro. Allora prego. No, dicevo, concludo, prego. Io non sono un accademico, cioè non sono una persona, però ho conosciuto, penso, le persone più importanti nel campo della coralità. Dicevo prima Jürgen Jürgens, fino ad arrivare a Gary Graden, cioè chi è nel campo sa di cosa sto parlando e chi sono i maestri con cui ho fatto esperienza. E la cosa che mi disse una volta un maestro, Bruno Zagni, per intenderci, allievo dello stesso maestro di Abbado, ha detto: tu sei una persona non viziata, per cui le cose che io ti trasmetto già vanno, sono sicuro che vanno ad un terreno fertile e vergine soprattutto, no? Quindi diciamo che questa cosa mi ha aiutato moltissimo nella mia carriera, diciamo, musicale. Carmelo Cavallaro, lei è forse uno dei coristi più longevi, possiamo dire, della corale. Sì, vecchia quanto la nostra corale è la più antica della Sicilia. E io sono il più antico corista di essa. Il più antico. Voglio aggiungere
Sì, certamente, certamente, perché sai, supero i 50 anni e quindi è una vita che mi pregio e in fondo potrò dire, guarda che meraviglia, ho fatto il cantore alla Ionia, ho fatto con quella passione, con quell'amore, tanti e tanti nostri coristi, anche se non sono più con noi, non cantano, o che addirittura sono nell'alto del cielo, e guarda caso con la brutta brutto anno 2020 ne abbiamo dedico con amore il ricordo di questi due nostri coristi, perché hanno dato il loro contributo affinché le emozioni uscissero proprio dal profondo delle nostre anime. Voglio aggiungere, diceva il nostro caro maestro, che attraverso la musica corale si dialoga con il mondo e si comunica la pace tra i popoli. Questa è un qualche cosa che ti farà avvenire proprio quella voglia di dire ebbene sì, io continuerò a cantare anche se c'è la pandemia. Andiamo a vedere un video adesso. Ci siete?
Allora, Giusy, cosa abbiamo visto e sentito soprattutto? Abbiamo visto il video che abbiamo preparato per lo scorso 8 dicembre, perché mentre ogni anno da 40 anni il coro regala per il proprio anniversario alla città di Giarre un concerto, quest'anno per ovvi motivi, causa pandemia, non era possibile. Però non potevamo neanche far passare inosservato il nostro 60esimo, il nostro 8 dicembre per noi è un compleanno importante, la storia, noi ci consideriamo una famiglia, ecco. E allora abbiamo deciso di creare questo video in cui si ripercorre la storia di 60 anni di musica. La Corale Ioni è nata come gruppo di pueri cantori, si è evoluta, è diventata una corale polifonica, quindi con voci miste, e ha vissuto tanti periodi diversi, periodi nei quali ha viaggiato tantissimo, ha portato la coralità siciliana in giro per l'Europa, ha conosciuto davvero realtà in Europa molto diverse da noi, e a questo ci ha arricchito tanto. Abbiamo portato queste realtà qua da noi, ci sono stati diversi anni nei quali l'8 dicembre era una festa per la nostra città, nella quale venivano questi cori da questi paesi a portare le loro tradizioni, la loro musica. Abbiamo visto anche qualche foto appunto nel video. Sì. È stato davvero bello quando era possibile viaggiare e condividere con questi cori momenti di musica, momenti di convivialità. È stato davvero, diciamo, costruttivo per tutti noi. E quindi dei propri scambi culturali comunque. Sì. E poi all'interno ci sono spezzoni di 8 dicembre passati, degli ultimi anni, nei quali noi ogni anno presentiamo, diciamo, delle opere diverse, no? Ma di questo ne parlerà poi sicuramente più nello specifico il maestro. Però ogni anno l'8 dicembre è sempre stato dedicato a un'opera in particolare, e quindi quelli che avete visto erano spezzoni di questi, degli 8 dicembre degli ultimi 10 anni all'incirca, ecco. Maestro Cristaudo, cosa è stato fatto questi anni? Che tipo di lavoro è stato fatto in questi anni col coro? Allora, da un punto di vista musicale, tantissimo. Allora, non ci siamo fermati alla semplice polifonia, quella l'abbiamo fatta per tanto tempo, ma poi ci siamo resi conto che potevamo andare anche oltre e quindi presentare programmi un po' diversi. Diciamo che l'incontro con la polifonia si è fermato quando non abbiamo più avuto contributi di nessun genere, perché fino a quando la regione, la provincia e il comune stesso ci sosteneva nell'organizzazione, allora ci permettavamo di ospitare anche i cori stranieri. Abbiamo avuto cori lituani, estoni, lettoni, la Francia, insomma da tutto il mondo, anche il coro giovanile mondiale abbiamo avuto a Giarre. Poi appunto, non avendo più le risorse, facendo le cose con le nostre tasche, diciamo, abbiamo riversato tutto, cioè con le nostre risorse, esattamente, abbiamo pensato di fare queste opere concertate. Diciamo che stiamo costruendo una forma di mosaico nel tempo, no? Dove mettiamo dei tasselli diversi. Avete sentito adesso, erano delle sonorità totalmente diverse. C'era la Missa Criocia, quando è stato eletto il Papa, quindi in onore al Papa noi abbiamo fatto un concerto di un autore argentino. Poi avete sentito anche il pezzo dei Vespri di Giuseppe Mignemi, e da sottolineare anche la presenza di Giuseppe Mignemi, un noto compositore che le sue opere sono note in tutto il mondo, e per noi ha composto i Vespri dell'Immacolata. L'abbiamo eseguiti a Giarre in prima, diciamo, mondiale, perché poi è stata ripresentata a Torino e poi insomma anche ad altre parti del mondo. Poi avete sentito The Armed Man, diceva Carmelo Cavallaro che la musica è l'ambasciatrice della pace. E appunto abbiamo fatto questo concerto, The Armed Man, quindi la messa per la pace di Carl Jenkins, dove
ci sono state delle figure importanti. Basti pensare che il Muazzin, che è il secondo pezzo dell'opera, è stato cantato da Faisal Taher, che è la voce solista per eccellenza dei concerti. Cioè abbiamo dato, insomma, offerto quanto più è possibile. Tutto è iniziato dalla Petite Messe Solennelle di Rossini, con doppio pianoforte e armonium, dove il pianoforte appunto era Giuseppe Minghiemi e l'altro è Giro Di Mauro, e all'organo Santo Russo, direttore del coro di Zafferana, perché tra cori abbiamo questa comunione, cioè abbiamo questo affetto, perché produciamo musica e siamo fratelli in questo. E ho un ricordo per questa messa, della Petite Messe Solennelle. Purtroppo ho un brutto ricordo, perché a suonare la messa doveva essere un pianista eccezionale, di nota fama, ed era Fabio Toscano. Lo voglio ricordare adesso, perché è sempre nei nostri cuori. È indimenticabile il tocco di Fabio Toscano al pianoforte, indimenticabile le sue sonate, indimenticabile come faceva Rachmaninoff. E colgo l'occasione per ricordarla anche in questo momento. Un bel ricordo, sicuramente. Ha fatto bene, maestro. E Carmelo Cavallaro, invece, in qualità di quindi più antico corista della corale, ci vuole raccontare magari un aneddoto legato, un aneddoto, oppure proprio partiamo dalla storia, ecco, come nasce questa corale, che all'inizio era di soli uomini? Non so se è ancora in linea Carmelo. Carmelo? Vedo l'immagine, forse si è bloccato. In attesa che si sblocchi, noi vediamo un altro frammento del video del sessantesimo. Questa appunto era poi la parte finale del bellissimo video che avete composto per i 60 anni. Carmelo Cavallaro, la vedo muoversi, sì. Quindi è tornato. Avevo sì, chiesto... Sì. Mi sentite? Sì, la sentiamo. I coristi venivano reperiti all'oratorio festivo di Giarre. Era praticamente seguito amorevolmente da Don Mario Di Belle, il nostro già vicario della diocesi di Acireale. Ebbene, tanti coristi espletavano attività sportive e tanti ragazzi che frequentavano l'oratorio festivo, volano per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, era il fiore all'occhiello di quel periodo. E lì nacque il coro Ionia. Dapprima
con i pueri cantores, le voci bianche solo maschietti. A seguire hanno aggiunto le voci virali, tenori, bassi, per poi concludersi e racchiudersi con la bellezza femminile che ancora oggi sta nel nostro coro. Tu mi parlavi di aneddoti. Sì, certamente. Quando entrarono che, le donne? Uno a cui io ci tengo tanti. Scusa, Marita, non ho sentito quello che hai detto, se puoi ripetere. Dicevo, quando entrarono le donne, quindi, a far parte della corale? Giusto, rispondi tu. Okay. Io ancora credo di non essere, non penso di essere cheronata, perlomeno mi auguro. Ma se non erro, Carmelo una volta mi parlava alla fine degli anni 60, 68, 69. 72. Ah, 72, ecco, non mi ricordavo male, ecco. 72. Sì. Ok. Carmelo adesso non... Sono la più giovane dei coristi in questa riunione. Carmelo, devi attivare il microfono. Intanto andiamo al... Sì, forse sta attivando, vediamo sì, se ha problemi di linea. Carmelo, parla? Non parla. Ora sì? Sì? Ora sì. Ci siamo? Ora sì. Ora ti sentiamo. Sì. Non parlo, vediamo un po'. Ti sentiamo. Qui. E allora, tra i tanti aneddoti di fattori emozionali, ce ne sono due che coinvolgono in un'unica cosa che ora ti spiego, cara Rita. Praticamente nell'anno giubilare, nell'anno 2000, quando la corale ha animato in San Pietro la veglia pasquale e la Santa Messa domenicale della Pasqua, che era presieduta da Sua Santità Giovanni Paolo II, ecco, la corale era lì, perché è stata vista in Mondovisione su Rai 1. Ecco, questo è un grande fattore emozionale che ci ha lasciato dei ricordi particolarmente cari nei confronti di Sua Santità. E il secondo, mi rilaccio sempre al suo decesso, il 2 di aprile, mi sembra, del 2005, va al santuario di Loreto in un incontro e per un'unia. Ebbene, non si è fatta la rassegna, ma si è fatto un grande momento di veglia e di preghiera nei confronti del Santo Padre, che mentre noi ci stavamo esibendo con un brano L'Ave Maria di Busto, lui decedeva e c'è stato nell'aria all'interno di quel santuario un'area emozionale che ha pervaso non solo noi coristi, ma i tantissimi presenti che si trovavano in sala e in chiesa, scusa. Bellissimi questi racconti, queste storie, Carmelo, grazie per questo contributo. Ce noi ne sarebbero andiamo... tanti, numerosi, pensaci, in 60 anni di aneddoti. Immagino. Nei 60 anni, 50, da quanto... Considera pure che io c'è stato un periodo che ero fuori. Però, vabbè, diciamo in linea di massima è quello. Andiamo a sentire invece un altro contributo musicale. Lo facciamo partire. Thank you.
Maestro Cristaudo, qui appunto c'era Giuseppe Mignemi al pianoforte. Sì, c'era Giuseppe Mignemi al pianoforte, ha sempre collaborato con noi anche da un punto di vista strumentale, non solo di composizione ma anche strumentale, accompagna quasi tutte le opere importanti al pianoforte, come abbiamo detto prima anche la Petite Messe d'Ennelle, fino ad arrivare all'ultimo concerto che abbiamo fatto con musica di Dogebrosch l'anno scorso, praticamente l'8 dicembre passato abbiamo fatto una messa proprio di Dogebrosch, che è un autore contemporaneo, e lui era al pianoforte. E riguardando l'immagine vedevo anche il rosone che c'è dietro il coro, realizzato dagli stessi coristi, tutto in carta velina. Quindi c'era anche una presenza scenica costruita dai coristi. Sì, ma diciamo che da un bel po' di tempo, da 10 anni a questa parte, noi facciamo delle scenografie adatte al concerto che si sta svolgendo, no? E in quel caso era un rosone gotico che simulava una chiesa e quindi dava questo effetto, diciamo, cromatico. Nel caso di Jenkins c'era tutto un video montato sulla battaglia guerra di filmati dell'inizio del Novecento. Poi posso dire De Vespe e l'Immacolata, c'era un albero costruito proprio in rami. Insomma, anche per la messa del Crioce abbiamo dipinto un angelo di 7 metri, insomma, ci siamo dati da fare perché l'immagine visiva sia associata anche all'immagine sonora, quindi le due percezioni sonore e visive siano collegate e possono suscitare maggiore emozione. Giusi, parlavi appunto all'inizio, hai descritto la corale come corale amatoriale. Che cos'è per voi effettivamente la corale, questo momento di condivisione poi della musica, del canto? È difficile da spiegare così, diciamo, in poche parole, perché tanto per ognuno di noi è qualcosa di diverso, perché non siamo professionisti. Ognuno di noi si avvicina al coro, si è avvicinato al coro per motivazioni diverse, chi casualmente. Le motivazioni, diciamo, sono per ognuno di noi sono diverse. Però all'interno del coro si scopre un modo di vivere la musica diverso, particolare, perché l'esibizionismo. Di solito i musicisti amano esibirsi, anche noi naturalmente, però in maniera diversa, perché in realtà il corista è disposto a confondere la propria voce con quella degli altri, a mettere la propria voce al servizio di un coro, quindi a non primeggiare, un'unica voce in qualche modo. Sì, affonderci in un'unica voce. E quindi questo è quello che ci fa sentire famiglia, che ci fa sentire così uniti, così legati, no? Da questa passione. Quanto manca oggi la presenza, le prove in presenza, comunque proprio il momento delle prove, che poi quando sì. Si origina poi chiaramente nasce il brano, l'accorpamento del brano. Manca tanto. Quest'anno per i nostri coristi è stato un anno davvero molto difficile, perché anche se abbiamo provato a studiare, anche Giusi. Perché comunque ci auguriamo di poter ritornare prima possibile a riprendere la nostra attività, e quindi non vorremmo trovarci impreparati, però per i coristi non poter farlo insieme, non poter studiare insieme durante le prove è qualcosa di veramente triste, però è anche vero che abbiamo dovuto
diciamo, dobbiamo sottostare a quello che sono le regole e dobbiamo anche rispettare tutto quello che c'è attorno a noi, che poi è molto più importante, come l'emergenza sanitaria, no? È anche vero che poi la vita è fatta anche di priorità, in questo momento la priorità è rispettare le regole per dar modo a chi opera in ambito sanitario a lavorare serenamente, no? Certo, ci auguriamo di riprendere prima possibile, perché per noi è davvero è un momento molto triste, ecco, non poter condividere questa passione è davvero brutto. E vediamo anche qualche commento intanto che è arrivato in diretta. Lucia Pirrotta scrive: finalmente la musica. Gregorio Musumeci: sei un grande maestro a 360 gradi. E su questo vorrei fare un commento. Prego. Perché prima il nostro maestro ha voluto far notare le scenografie che avete visto dietro di noi durante ha i concerti. Ha parlato al plurale. Lui ha parlato dei coristi, fatte dai coristi. In realtà i coristi non sono stati che umili manine che non facevano altro che quello che una mente geniale, cioè la sua, aveva progettato, perché in realtà tutte quelle scenografie sono state ideate da lui. Quando io parlo di una passione davvero alimentata da lui, non scherzo, perché comunque è l'anima del nostro coro. Basta, mi fermo qua. Diciamo che poi il maestro di Claudio è anche un maestro d'arte, no? Quindi, sì. Quindi proprio avevamo messo anche questa cosa, perché poi... Sì, no, ma infatti per noi è sempre un piacere quando lui ha queste idee, metterci al servizio e metterci all'opera, a terra, a dipingere, a fare cose che nessuno di noi avrebbe mai pensato di fare, no? Però lui riesce a farci fare anche questo. E comunque è sempre un momento di arte, proprio appunto che tocca un po', quindi diversi aspetti, no? Quindi come se toccasse anche proprio diversi, oltre a diverse arti, anche diversi sensi, no? Quindi proprio sì, assolutamente. Per questo le prove in presenza mancano, perché mancano tutte queste cose che non possono essere sostituite, ecco. Certo. Carmelo Cavallaro, ci riproviamo, quindi raccontaci qualche altro episodio appunto legato. Vuoi sapere da me cos'è la musica corale? Certo, certo. La vuoi sapere? Allora, secondo me la musica corale è soprattutto la trasposizione del bello dell'anima del corista, che poi riesce a trasmetterlo alle persone. E in più la musica non è mai abbastanza. Questa non è una parola mia, non è un pensiero mio o riflessione, ma è una riflessione di un grande maestro d'orchestra che è morto. La musica non è mai abbastanza. Quindi il rinnovarci, darci la possibilità al nostro caro maestro Giuseppe Cavallaro, che ne è tanto capace del bello della musica, di darci questo grande onore, questa grande possibilità di vivere momenti veramente esaltanti, che nella vita non ci rimane di bello che questa cosa, perché poi se ci andiamo a guardare in vari orizzonti vediamo tanto ma tanto buio. Esatto. Però bisogna vivere sempre con la speranza, questo sì. Eh sì, andiamo a sentire un ultimo frammento di video di un'altra opera messa, portata da voi, realizzata da voi.
Questo maestro che anno era? 2010. Questo era appunto un pezzo delle Vespe dell'Immacolata di Giuseppe Minemi. Proprio il, sì. Purtroppo il suono non è tra i migliori. È chiaro che non fare musica davvero è anche questo, perché le emozioni sono diverse. Sentire un'opera registrata e magari trasferita tramite segnali non è come viverla di persona, no? Cioè c'è una magia ben diversa, chiaramente, nel sentire un concerto del genere. Avete visto? Sì. È stato utilizzato anche per montare il video della Lunga Notte delle Chiese dello scorso giugno, e sì, realizzato proprio da GS Produzioni Video, che è la nostra regia che ci supporta. E quindi approfittavo per dirlo così, pubblicità, sì. Manifesta, non occulta. Sì, quindi diceva, certo, dal vivo, chiaramente l'esperienza dal vivo è tutt'altra cosa. Sì. E Carmelo, quindi raccontiamo qualche altro episodio cardine di questi 60 anni di storia. Non c'è. Carmelo ha problemi con la linea. Allora, maestro, invece andiamo a parlare brevemente del repertorio dei generi che fate, insomma, del vostro repertorio. Il repertorio è vastissimo, credo la dimostrazione ne è stata di queste piccole immagini che sono state mandate. Si parte dalla monodica, dal gregoriano ai giorni nostri, passando anche attraverso tutta quella fascia di musica rinascimentale che è stata, insomma, la base della polifonia così come concepita da un punto di vista di composizione, no? Abbiamo fatto anche diverse opere, anche diciamo moderne, pop. Abbiamo collaborato anche con autori di musica contemporanea. Basti pensare a Franco Battiato, Yuri Kamisaska. Abbiamo fatto diverse tournée con Yuri Kamisaska, facendo da coro spalla ai concerti di Yuri Kamisaska, il concerto di Alice a Catania. Quindi insomma, abbiamo realizzato diverse cose, quindi non solo polifonia sacra, profana, pop, jazz, blues, gospel, ma anche quella contemporanea, la musica moderna e la musica, diciamo, leggera.
Giusi, vi sentite un po' dimenticati dalle istituzioni? Insomma. Il primo coro della Sicilia. Sì, un po' sì. Un po' sì, perché ormai saranno 10 anni, se non erro, non so se sto sbagliando, maestro, però saranno 10-15 anni che ormai la corale vive solo di autosostentamento. E ogni anno poter proporre qualcosa alla città di Giarre significa fare i conti con le nostre tasche, perché tutto quello che avete visto, le orchestre, le scenografie, anche le scenografie fatte da noi, però le orchestre sono composte da musicisti professionisti che naturalmente devono essere retribuiti, no? E comunque ogni anno dobbiamo fare i conti con le nostre tasche, dobbiamo fare i conti con quanti musicisti possiamo permetterci, e questo davvero per la musica è umiliante, perché in realtà per fare bella musica non si dovrebbe stare dietro diciamo veramente proprio a contare gli spiccioli, a quello che ci si può permettere. E sappiamo che dalle autorità, dagli enti pubblici non possiamo aspettarci nulla, perché se io penso, quando io faccio parte del coro da 29 anni, ho vissuto, credo, dopo essere entrata, gli anni diciamo più vivi del coro, nei quali si organizzavano, come dicevo prima, le rassegne con i cori stranieri, no? E se penso al fatto che allora veramente avevamo sostegno dalla provincia, dalla regione, dal comune, e potevamo permetterci non solo noi di andare fuori per rappresentare il nostro territorio, ma anche di ospitare qua questi cori che portavano davvero una ricchezza culturale in tutti i sensi, e adesso non possiamo farlo più, perché non abbiamo sostegno da parte di nessuno. Certo, capisco perfettamente. Carmelo Cavallaro. Ci sono. Ci sei, allora. Allora, io chiuderei il mio intervento, cara Rita, sì, dicendo che la cosa più bella Non ti sentiamo, Carmelo? Non ti sentiamo. Troppo bella. Carmelo? Non ti sentiamo. Mancia. Avrà problemi di linea. Sì. Ci sarà, sempre la connessione, purtroppo. Sì. Le parti di Fiume Freddo non funziona. Intanto andiamo a leggere un altro commento. Io sono di Fiume Freddo, quindi succede anche a me. Maria Rita Privitera: stare lontani tra noi, non poter fare le prove in presenza, ci ha fatto capire quanto fosse meravigliosa la quotidianità. Speriamo di riprendere presto. E poi arrivano saluti per me, grazie Paola, e grazie a tutti coloro i quali ci seguono sempre. Nuccia Pirrotta: la corale Ioni ha raccolto sfide in 60 anni di musica che non tanti altri cori possono vantare. L'impegno, la costanza di centinaia di coristi che sono passati nella Ionia con il loro talento hanno reso alla corale il suo meraviglioso curriculum di rassegne e concorsi internazionali, da cui è uscita sempre protagonista. La presenza del maestro Cristaudo ha assegnato a questa realtà polifonica un risultato invidiabile e pregevole. Condivido pienamente. Vediamo se sentiamo Carmelo in chiusura. Però devi attivare il microfono. Sembriamo alla DAD. Gennaro, non l'avevo visto. Sì. Si saluta con Paola, giustamente, si salutano anche fra di loro i nostri spettatori, intanto che cerchiamo di recuperare Carmelo. Carmelo, hai l'audio staccato, devi attivare il microfono. Devi attivarlo dal... No, c'è il microfono disattivato.
proprio dal devi cliccare dal, sul computer. Se tu vedi in basso c'è il microfono disattivato. Se clicchi sul microfono lo attivi. Con la sbarretta. Basta. Forse adesso. Ci sei riuscito. Sì. Sì, sì. Ora si è riattivata adesso. Ok, perfetto. Vai. Perfetto. Io volevo chiudere il mio intervento non solo con i saluti affettuosi verso di te, verso tutta la regia, il bravo Salvo, e una delle cose più belle è stato detto dall'ultima corista che ti ha mandato il messaggino, la convivialità, lo stare insieme, ecco, è la forza che annienta ogni imprecisione, ogni forma di pochezza. Noi riusciamo ad andare avanti perché c'è quel grande rispetto, quel grande amore e quella voglia di fare musica. E quella voglia di fare musica, siamo rimasti. Abbiamo capito. Così. Okay. Sì. Grazie Carmelo. Vediamo, provo a parlare. Così vediamo. Niente. Così vediamo niente. Se recuperavamo l'ultima parte. Niente. In chiusura, maestro, io ho visto anche un video messaggio che lei ha inviato ai suoi coristi, credo nel periodo natalizio, sì, in cui riportava anche un verso di una canzone di Fossati che per me particolarmente cara, che parla del tempo. Sì. Questo tempo che in questo anno si è molto allungato e che ci ha reso, ci ha fatto soffrire e ancora ci fa soffrire questa distanza. Però, appunto, sì. la canzone dice... Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. E io dico che c'è un tempo sognato che bisognava sognare. Ed è vero, cioè siamo nella fase della semina, perché ci rendiamo conto che adesso il terreno è fermo, no? Anche d'inverno ci suggerisce questa cosa. Stiamo seminando, noi siamo persone che siamo destinati a progettare la nostra vita. Progettare, già lo stesso termine lo dice, progettare, gettare avanti. L'augurio che faccio al coro, a tutti i coristi, ma tutti quelli che fanno musica, è di poter gettare avanti le basi per un futuro migliore, dove veramente la musica possa essere fondamentale, dove la musica possa essere solidarietà, dove la musica possa essere, diceva la nostra corista, convivialità, unione, perché la musica non separa. C'era un detto che diceva, adesso non ricordo di quale paese, comunque del nord Europa, che diceva: dove senti cantare fermati, perché il malvagio non conosce canzoni. E questo secondo me l'augurio più grande è questo, di poter realmente cantare e finire così scrollarci addosso tutta questa negatività che purtroppo ci è stata data, insomma, in questo tempo. Sì, e abbiamo vissuto. Sì, sì. Sì. Bene, io vi faccio gli auguri per questi 60 anni di attività e con l'augurio di poterne fare anche il doppio di questi e speriamo, insomma, di ritrovarci appunto in presenza la prossima volta. Quindi ringrazio. Grazie a te. E a proposito di tempo, ringrazio per il tempo che ci avete destinato, perché è la cosa che non si può pagare. Tutto si può pagare tranne il tempo, e quindi veramente grazie di cuore a tutti voi. Grazie a voi per avercelo dedicato e grazie quindi al maestro Giuseppe Cristaudo e al vicepresidente Carmelo Cavallaro. Buona serata. Buonasera. Buona serata. E prima di passare all'ultimissima parte del nostro programma, un avviso: la giunta comunale di Giarre, nel corso di una riunione appunto proprio conclusasi da poche ore, ha deliberato la concessione di un contributo economico straordinario alle famiglie di via Strada 18 Contrada Rovettazzo, che sono state costrette
a sgomberare le loro abitazioni divenute agibili a seguito del crollo di parte dell'immobile verificatosi lo scorso 28 novembre 2020. Le sei famiglie, nell'immediatezza dell'evento, sono state allocate in una struttura alberghiera della zona e adesso, tenuto conto delle condizioni socio-economiche dei vari nuclei familiari, si intende agevolare la loro collocazione abitativa mediante l'attivazione di un contributo straordinario per affrontare le spese relative al canone di locazione per sei mesi. E il pagamento della locazione avverrà per cassa con delega di pagamento in favore del creditore del contratto di locazione. Gli interessati possono inviare entro le ore 15 di lunedì 18 gennaio 2021 una proposta alla casella PEC protocollo.generale @gerrepec.e/etna.it contenente la documentazione indicata nell'allegato avviso pubblico, e chiaramente tutte le istruzioni si possono trovare sul sito istituzionale del Comune di Giarre. Adesso ultima parte. L'ultima parte del nostro programma è affidato al nostro Alfio Giuseppe Grasso, giornalista sportivo, che ci illustrerà. Buonasera Alfio. Buonasera a tutti, ciao Rita, ciao Salvo. Ci illustrerà appunto quella che è la situazione attuale dello sport locale, in particolare calcio e basket. Allora, intanto permettimi un attimino di tornare un passo indietro, di fare un passo indietro ed essere, ammettere di essere contento per gli inquilini di strada 14, strada 18, perché li abbiamo seguiti, diciamo, e quindi esatto, li abbiamo seguiti, li stiamo seguendo, e questa è una novità degna di nota e che ci fa felici, non tanto ovviamente quanto loro. Per quanto riguarda lo sport, siamo nelle mani dei DPCM, un po' come tutti, nel senso che con le nuove norme entrate in vigore, praticamente che entreranno in vigore tra qualche ora, rimane tutto fermo, non si potrà fare nessun tipo di allenamento negli sport di contatto, quindi parlando di calcio, pallacanestro, non si potranno fare gli allenamenti. Ci sono giusto delle novità importanti per quanto riguarda la pallacanestro, perché la Serie C, che è quella che dove milita il Basket Giarre, è stata inserita nel gruppo dei cosiddetti impegni di interesse nazionale, come ad esempio lo sono le serie più grosse, le serie più alte, serie A, serie B, eccetera, e quindi teoricamente si potrebbe a breve ricominciare quantomeno ad allenarsi per poi cominciare effettivamente il campionato verso i primi di marzo. Questo però ovviamente ha destato un po' di dubbi all'interno delle società di serie C, perché si deve decidere, in sostanza c'è una sorta di quasi un 50% esatto di squadre che vorrebbe ricominciare e altre squadre che invece non vorrebbero ricominciare, perché i dubbi sono più delle certezze, ecco, un po' come in ogni ambito sociale. E quindi qui vediamo inquadrata la nuova presidentessa Cristina Correnti, che è stata proprio stata mia ospite, insomma l'ho intervistata, l'ho sentita ieri sui social del Basket Giarre, e appunto ha sottolineato tutto questo, che la FIP, la federazione, diciamo ogni federazione regionale attende quello che deciderà la branca nazionale inevitabilmente. Per quanto riguarda il calcio invece, appunto si aspetta, perché adesso ci sono le zone bianche, no? Tecnicamente nelle zone bianche si potrebbe ricominciare ad allenarsi, ma non ce n'è, quindi si aspetta. Per quanto possa sembrare un aggiornamento, non aggiornamento, lo ammetto,
in realtà è un aggiornamento importante, perché significa ancora aspettare per le nostre passioni, nel mio caso anche per il nostro lavoro, però è importante sottolineare tutto questo, perché anche lo sport, per quanto importante, deve seguire i dettagli, i dettami certo, della salute e i dettami, esatto, governativi. Non c'è nulla da fare. Come siamo messi sotto tutti i punti di vista. Esatto. Bene, Alfio, tu hai concluso l'intervento? Sì, soltanto questo. C'era questa piccola novità sulla pallacanestro che si potrebbe ricominciare, ma ancora se ne parla inevitabilmente. Anche il GR aspetta, il GR d'eccellenza, perché prima parlavo dell'interesse nazionale, no? delle cose di interesse nazionale, dello sport di interesse nazionale, e quindi che comunque si potevano giocare tipo la Serie A, la Serie B, eccetera, si pensa di tornare comunque di inserire nei campionati di interesse nazionale fino alla Serie D. Quindi, per farti un esempio, in questo momento la Cereale in Serie D sta giocando, perché è inserito in una serie di interesse nazionale, l'Eccellenza, il GIAR, la serie sotto, no. Ecco, quindi diciamo GIAR sfortunata, l'Eccellenza sfortunata da questo punto di vista, ma è una decisione inevitabile, perché parliamoci chiaro, per andare appresso al tutto quello che giustamente deve servire per mantenere la regolarità sanitaria, per prima cosa, di questi sport, non tutte le società possono farlo, quindi magari si aspetta una sorta di accordo, la dico molto 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 free, i tamponi gratis prima della partita, ecco, cioè, sto esagerando per fare un esempio, no? Ci sta che fino a una Serie D le squadre possano ambire ad avere da soli queste possibilità, anche economiche, non solo logistiche, ma anche economiche, e già dall'Eccellenza purtroppo no. È uno dei tanti temi scottanti, ecco, che divide chi vorrebbe ricominciare e chi invece preferirebbe di no. Però manca a tutti, come prima giustamente ai tuoi ospiti precedenti, manca la propria passione, per alcuni anche un lavoro, come nel mio caso, no? Manca la propria passione, la musica, il coro, lo stare insieme, e beh, ti posso assicurare che anche dal punto di vista sportivo manca l'allenamento insieme, la partita, il cronismo, per noi il cronismo, ecco, di squadra, per noi. Chiaramente. Esatto, e poi nel nostro caso manca proprio l'atto della cronaca, ma non ci possiamo fare niente, siamo tutti fermi, ci rimane questo, rimanere così in attesa e così attenderemo, come anche ricordiamo, esatto, il mondo dello spettacolo, i cinema, i teatri, esatto, cinema, teatri, tutto quello che allora, la cosa bella nella negatività, uno cerca sempre, no, di trovare la positività, la cosa positiva anche in questi momenti, tante cose erano date per scontate, cioè la prova del coro al giovedì sera, la partita al weekend, il cinemino del martedì pomeriggio, facendo cose a caso, ok? Fino a un anno fa erano scontate, adesso pagheresti di tasca per poterti andare a vedere una partita, per poterti andare a vedere un film, o meglio ancora uno spettacolo teatrale, per andare a fare le tue prove, le prove dello, insomma, spettacolo, della situazione. Questo tempo ci insegnerà forse a apprezzare di nuovo tante, tante cose, le piccole cose, chiaramente, al di là, insomma, delle frasi fatte. Del lavoro, esatto, al di là del lavoro e delle frasi fatte. Bene, Alfio, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, appunto, anche sulla situazione sportiva, e ci ritroveremo, insomma, nelle prossime settimane, speriamo con novità, appunto, positive. Grazie ad Alfio, esatto. Giuseppe Grasso. Ciao Rita, ciao Salvo in regia, ciao a tutti, arrivederci, buona serata. E questo era il nostro ultimo video collegamento, l'ultima parte, appunto, dedicata alla situazione, più che allo sport, alla situazione dello sport attualmente.
Io vi ringrazio per essere stati con noi fino ad ora, per aver interagito con noi, e vi ricordo che potete anche rivederci sia sulla nostra pagina Facebook, il punto.web, sia su 01TV che su GS Produzioni Video. Grazie a Giuseppe Le Cause per 01TV, la regia di Salvo Faro, Giuseppe Faro, e grazie a voi per averci seguito. Buona serata.